nella scorsa puntata di Resto fermo in Italia. Dopo aver passato la notte in una torre, Nazario riprende conoscenza e ritorna al suo campo base, dove ad aspettarlo c'è la pioggia. Nella vaga ristrutturazione del suo tetto, non può che arrendersi al maltempo e ritirarsi nella sua cuccia con la speranza dell'arrivo di un giorno migliore. Buongiorno mondo, oggi sono felice perché ha piovuto per tutta la notte e adesso questa mattina c'è un bel sole, c'è un sole che illumina il cielo grigio, perché comunque è ancora grigio, però sono sicuro che non sarà la stessa giornata di ieri, sono sicuro che oggi non piove, almeno per un po', quindi sono pronto a scomporre, a ricomporre la mia capanna. Mettiamoci al lavoro. Prima però facciamo colazione. Sto scherzando, è vuota. Prima di tutto devo rimuovere tutte le cose che non mi servono, dato che devo ritoccare il tetto, quindi crollerà un po' il tutto. Ok, la nostra porta blindata è pronta per essere rimossa. Allora, questo sappiamo che è Wilson, che mi era caduta. Ma questa? Ma salve! È lei? Ci ho dormito sopra per un mese. Eccoti qua. Ma quanto siamo? 56 mi sa, no? Mi sa di sì, 56. Boh, rimuoviamo di nuovo le lamiere. Per la 30ª volta. Vada. Uppa. Via con la fase e rimuovi il tetto. Per la 3ª volta da quanto sono qui. Vada. Boh, abbiamo finito. Oppa. Qua la nostra copertura la appoggiamo là, togliamo il tavolo. Allora, il grosso l'ho smontato, ecco qua. Adesso devo fare un altro buco qui, perché devo avvicinare questo palo per stringere la struttura e poi possiamo iniziare a comporre la nostra nuova capanna. Yeah. Ok. 3, 2, 1, via. Ok. Ci siamo. Schiena. Via. Perfetto.
E mentre facevo i miei lavori arriva una bellissima sorpresa. Praticamente Loris, quel signore che mi ha portato del lamiere, mi ha portato qualcosa di molto 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 utile. 3, 2, 1, ta-tam! Eccole qua, altre pedane. Questo cambia tutto. Ah, mi sa che dobbiamo modificare la struttura in un modo ancora più diverso. 2 e 3. Ho preso la misura con i nuovi pellet, non ne ho tantissimi, purtroppo sono tutti della misura diversa, quindi alcuni non li posso smontare, altri non li posso mettere uno sopra l'altro perché uscirebbe una struttura tutta storta, quindi mi devo basare solo su questi che ho. Voglio creare un nuovo scheletro, sarà abbastanza complicato perché dovrò cambiare totalmente tutto e purtroppo mi sa che dovrò rimuovere anche il frigorifero sotterraneo. Per il momento devo chiuderlo, sì. Voglio fare questo perché nelle scorse volte ho fatto tanto e poi ogni volta ho dovuto rismontare, difatti ho dovuto rismontare, quindi questa volta smonto subito, mi tolgo tutto quello che devo togliere e via. Iniziamo, vediamo che ne esce fuori. Oggi sarà una giornata lunga, mannaggia. Tanto lunga. Ho fatto 3 fossi senza niente. Che bello. 3, 2, 1, via. Siamo quasi. Oh, mamma mia. Oh, quante cose ho da fare. Guardate qua intorno a me cosa c'è. Un bordello. Mamma mia. Prima di tutto, a grande richiesta, ora che possiamo farlo, iniziamo a fare il pavimento. Eccolo qua. Oh, mamma mia, questa è stata usata. Opla. Ok. Opla. Basta. Cosa buona di questi bancali è che hanno i chiodi lisci, quindi li posso smontare senza problemi. Gli altri no, gli altri sono proprio cattivi, capricciosi. Sta piovendo di nuovo. Mannaggia. Che rottura. Dai, copriamo almeno le cose più importanti.
e continuiamo a lavorare, va? Oh, perfetto. Bene. Sono le 6 del pomeriggio e purtroppo non posso continuare perché devo fare il video che state vedendo e mi ci vuole un sacco di tempo. Devo ancora mangiare, quindi adesso vedo cosa cucinare e niente, la struttura, eccola qua, al momento la lascio così, poi domani la completerò e darò una pulita tutto intorno. So che a molti di voi non piacerà, tanti di voi preferiscono più la casa tutta improvvisata da bosco, però io penso che uno in un bosco pian piano si deve anche evolvere e deve sempre migliorare di più la cosa, visto che comunque ho a disposizione questi bancali e dato che ho avuto dei seri problemi con la pioggia e insetti, umidità e quant'altro, ho preferito finalmente fare qualcosa di decente, un bel pavimento che poi aggiusterò con il tempo. Adesso sto alzando le mura, poi ci metto il tetto, copro il tutto e via. Non so quanto tempo ci vorrà, forse 2 o 3 giorni, però sono sicuro che uscirà una bella cosa. Vediamo. Vieni da papà, vieni, vieni. Non so se ve l'ho mostrato, ma la tenda ha un'altra sta rotta. Purtroppo sta tenda mi sta un po' deludendo e non è una buona cosa. Comunque, vada. Sto andando un attimo al negozio a prendere qualcosina da mangiare e i piatti più votati nei commenti sono stati le patate al cartoccio, primo posto, e secondo posto la pizza. Data l'ora, purtroppo perché è davvero tardissimo, io penso che oggi faccio la pizza, però promesso che domani facciamo le patate al cartoccio. Ovviamente la pizza la prendo congelata. Al negozio Nazzi va, finalmente qualcosina nella pancia metterà. Mamma mia, che strano effetto che fa. Oh mamma, è tardi, sono stanco e sono davvero affamato e quindi mettiamoci al lavoro e cuciniamoci sta benedetta pizza. Mentre si riscalda la pietra, qui abbiamo aperto la pizza per farla scongelare un po'. Mamma quanto si brutta! Ragazzi, ovviamente chiedo ancora scusa se non ho fatto le patate al cartoccio, però purtroppo penso che tra mezz'ora, massimo un'ora, qui sarà buio totale e poi non so se si vede, ma si sta alzando della nebbia e diciamo che non voglio rischiare che venga a piovere, quindi niente, oggi faccio la pizza e domani promesso che faccio le patate al cartoccio. Beh, io direi che ci siamo. Vada. Ah. Sulla carta c'è scritto che bisogna far cuocere sulla pietra refrattaria per 10 minuti. Proprio una pizza napoletana questa. A tutti i napoletani, scusatemi per ciò che sto facendo. Non solo non è una pizza napoletana, ma la sto cuocendo anche sulla pietra refrattaria, quindi perdonatemi, una pizza congelata sulla pietra refrattaria, che schifo. La mozzarella si sta sciogliendo, questa è una cosa buona.
Beh, ragazzi miei, io direi che più o meno è pronta. È sicuramente cotta sotto, sopra non lo so. Oppla! Oggi non ho un tavolino, non ho niente, ho distrutto tutto. Quindi mi tocca mangiare qui sopra. Buon appetito e cartone pulito. Beh, non è come quella che mangi a casa. Non è come quella che trovi in pizzeria o che mangi al ristorante. Però non è male, va. Si può mangiare. Siamo alla fase critica della cena, pranzo, colazione. Non so cosa sia. Ed è critica perché sta per finire. Non mi dispiace affatto la pizza. A ogni morso che do diventa sempre più dura. Anche questo sacrificio oggi e anche quello di dietro l'abbiamo fatto. Ultimo boccone. Addio pizza. Sto molto meglio. Sono forte adesso. Ah, mo sì. Beh, a mangiare ho mangiato. Un buon 37,2% della struttura è completo. Eccola là. Oggi dormo sotto le stelle. Anzi, non vedo l'ora di andare a dormire perché sono stanchissimo, sono stremato. Adesso finisco di fare questo video che state guardando e poi basta. Vabbè, detto questo, io vi saluto e mi raccomando, se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere il mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Ciao belli!